Vediamo un po' però che squadra faccio. Allora sicuramente voglio mettere Secco. Dovrei mettere pure uno Xabi Alonso in realtà, sì. Siamo d'accordo, uno Xabi Alonso lo dovrei mettere. Secco Fofana, ecco qua. Che comunque c'ha un cartone bello clamoroso. Vorrei giocare in 4-2-3-1. Cioè il fatto è che potrei linkarlo proprio easy con Bailly. Bailly sarebbe perfetto per Secco. C'è poco da fa. Però cioè, capito che te voglio dire? Cioè, mettece di Drogba invece a Rapante. Sto Drogba è carino. Più che altro, quanto meglio può essere in confronto alla versione. Alla versione mondiale. La versione mondiale c'ha pure 5 de debole. Parlano tipo uguali, in realtà. Allora, vediamo un po'. Magari Didier lo mettiamo. Però a sto punto non mettiamo Sorlot, mi dirai. Il Sorlottista sarebbe stato carino da provare. Madò! 99 velocità scatto! Però c'ha 3 de debole, ma mezzo sti cazzi. Ah no, 4 de debole, so 3 skill. Ah sì, 4 de debole, vabbè. Che altro è? Allora a quel punto, regà, mi sa che pisci di die. Fai Sorlot Haaland. Haaland lo metti sulla fascia. Vabbè, possiamo provare a fare così. 4-4-2 per l'incallo. Sorlot o linki, o provi a linkare con Haaland. E poi cerchiamo di gestire la situazione. Bailly a questo punto credo sia necessario. 87, Bailly necessario per linkare Secco almeno. E mi sa pure Frankowski. Frankowski, che già ce l'abbiamo pure qua ancora. Frankowski è il criminale. Mavididi. Stefi Mavididi. Madò, è lento quarchitetto Stefi Mavididi. Madò. Ok, Stefi Mavididi, il grande. Che sto creando? Stiamo andando un po' in caciara qui. Merzecco sta già a 3. Però Mavididi però è inglese. Quindi qua in realtà ci vuole solo uno soltanto, Kyle Walker, per forza. Che te linka sia Shrek che quell'altro. Shrek già sta a 3? Ah, perché l'allenatore già ce l'avevamo inglese. Ah, ok, Shrek va a 3 perché giustamente Norvegia, Premier League dall'allenatore e Manchester City. Dobbiamo rimediare l'intesa a Sorlot. Serve qualcosa tipo della Liga Santander. Marquez potrebbe essere sicuramente pulito. Intanto mi sa che ce ne servono un paro, quindi in realtà mi sa Marquez. Allora, Marquez che mi manda a 2 Sorlot. Ma in realtà i link, io più che Lampard... è inutile. L'unica utilità di Lampard era la Premier League. Però io vorrei mettere allenatore della Ligue 1 invece. A qui in porta potremmo mettere pure Courtois. Cioè, un'idea che mi sono fatta è che vorrei riprovare Modric. Vorrei riprovare Modric io. Stanno tutti a 3. Così starebbero tutti quelli della Liga Santander a 3. Mentre invece ci mancherebbe un giocatore della Ligue 1, un giocatore della Ligue 1 e uno della Premier League. Per portare a 3 pure quelli della Premier. Però mi servirebbe un COC, mi dirai. Chi è che ce fa da COC qua? L'unico sarebbe Okocha. Se potrebbe mettere JJ Okocha, però mi ha rotto il cazzo JJ Okocha, ragazzi. Ci sa, o Foden, o Marez. Messi Toti ce lo metterei volentieri, però... In realtà con Messi Toti ha chiuso. Metti allenatore argentino della Premier League. A few moments later. Ecco qua. Perfetta. Allora, sto pischello è lento con architetto. Sorlot invece gli damo cacciatore. Mentre invece Fofana dovrebbe essere lenti a prescindere, vero? Dritto con ombra al seccone Fofana. Bella. Poi tattiche personalizzate. 4-2-3-1. Sorlot punta. Haaland va bene a sinistra. Mavididi a destra. Messi trequartista. Modric che fa il centrocampista che sale. Perfetta. Ma volete iscrivervi al canale? Il 40% di chi se guarda i video non è iscritto. Ma vi volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Puttana Eva. Ho controllato l'altro giorno. Ho visto che il 5.1% è donna. Il 94.9% è maschio. Affide la mignotta. Ma vi volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Io vorrei sapere se Mavididi è usabile. Ma secondo me sul next gen è usabile che sì. Secondo me è super usabile sul next gen. Mavididi! Mavididi! No! Fenomenale! Vai Shrek! Sorlot! Diciamo che l'agilità non è il suo forte. Però è mostruoso. Il grande Sorlot! 1-0!
Bello Sorloth! In tutto questo Sorloth doppietta. Ma guarda Mavididi! Ma guarda Mavididi! Ma guarda Mavididi! Ma guarda Mavididi! Vola Sorloth! Mamma mia, io lo amo, raga, io lo amo Sorloth. Io c'ho un problema con Sorloth, oh. Ma è proprio forte, oh. Ok. Ok, Messi, va bene. E comunque Sorloth c'ha uno scatto che bisogna va approfondito, sì. Scatta. Ma quello è un fenomeno. Quello è il fenomeno medium. È medium questo, sì. Vabbè, ma mica è Sorloth. Cioè, potrà essere pure il fenomeno, quello che te pare, ma mica è Sorloth. Alla fine, se ci pensi, Sorloth è un Haaland che non ci ha creduto fino in fondo. Chiaro. Perché è meglio. Perché ci ha creduto di più, invece. Ci ha creduto di più il grande Sorloth. Secco Fofana. Sorlottino. No, Sorloth, quel destro! Mamma mia, è un mostro! Un mostro! Ma Mavididi! Mavididi! Vola Sorloth. È troppo forte. Ma è troppo forte. Ma do Sorloth, regà. Madonna Sorloth, ragazzi. 60k ad SBC. Alexander Sorloth. Mamma mia, ma Modric è in segone. Sta giocando meglio in centrocampo a 2. A 3 era sparito. Haaland, Haaland. No, Bailly. Mazza, sotto al 7, oh. Sotto al 7. L'azione è pulita, ma... Mamma mia, Sorloth! Sorlottone! Vai da Shrek. Ritorna da Messi. Ritorna da Shrek. Vai da Sorloth! No, Mavididi! Bello! Buono! Che ne penso della situazione del Zaniolo? Vabbè, raga, che ne penso? Io resto tuttora un po' tiltato. Cioè, al di là... Dopo la lettera, no? Cioè, tu pensi alla lettera. Lettera... Casualmente la lettera dove tende la mano alla Roma. Ma guarda te, il primo di febbraio a calciomercato andato. Ma che coincidenze la vita, eh. Meno roba che me tirta. Cioè, onestamente me tirta. Vai Messi. E dalla Sorlottino. Dannata sta sigaretta. Oddio, è pazzo. No, Sorloth. Mamma mia, che bel gol, ragazzi. Che bel gol. Cioè, Nicolò ha tutto il diritto di dire di no a una squadra, eh. Cioè, in senso, ha tutto il diritto di dire no, non voglio andare là. Cioè, ci mancherebbe altro. Non è che dici, oh, sei forzato a... Bello Messi. Sei forzato ad andare a giocare al Bournemouth. Cioè, avevi tutto il diritto di rifiutare. Però quello che dico io è... Allora però che fai? Cioè, fino alla scadenza del contratto, tu il contratto tuo lo... Cioè, lo devi onorare. Grazie, poi ti metti a completa disposizione, anche perché lì a quel punto, cioè... Che dici? È meglio giocare e mettersi a disposizione... O non giocà. Capito che te voglio dire.
A me mi parono troppe paraculate, regà. È una gestione, secondo me, del ragazzo comunque inappropriata. Perché ovviamente qui non è solo la testa sua dietro, eh. Cioè, noi magari è tutta la colpa a Zaniolo, ma qui non è solo la sua testa dietro, anzi. Qui è pure chi gli consiglia, porco due. Che dovrebbe un attimo rivalutasse. Allora, 4-0. Oh, sta squadra sta a menà, eh. Mamma mia, da fuori non ci tiriamo mai più. Orlot! Finché rimane in vita e gioca. Per me il pallone d'oro può essere pure sempre de Messi, me ne frega un cazzo. Bello Haaland, bello, bello. Bella sta frase fatta, ma mo vogliamo il tuo parere. Vuoi sapere davvero il mio parere? Il mio parere è che Messi è il giocatore più grande della storia del calcio, sopra Maradona, sopra chiunque altro. Questo è il mio parere. Però comunque resta il fatto che noi continuiamo a fare dei paragoni che sono un po' me, ma io stesso lo faccio, eh. Continuiamo a fare dei paragoni un po' alla Cazzum de Cane, cioè, ovvero sono epoche diverse. Epoche troppo diverse. Ma no, Sorloth, che taglio, è proprio storto. È proprio storto sto cazzo di Sorloth. Però si muove talmente storto che è imprevedibile. Secco! Secco! Che gol del Secco! Digno l'abbiamo visto giocare, un po' sottovalutato pure lui. Il fatto è che non è che è sottovalutato Digno, perché tutti riconoscono la sua grandezza, ma lui stesso è una di quelle persone che ti dice... Cioè, vi ricordate la storia? Non so se l'avete vista o l'avete letta da qualche parte. La storia di quando, tipo, Kobe andò al training del Barcellona a salutare Ronaldinho e Ronaldinho va a Kobe e gli fa... Ti presento quello che diventerà il giocatore più forte di sempre. E gli presenta Messi a quanto c'aveva, a 17 anni. Ronaldinho era un grande, clamoroso. Il problema dei brasiliani è che durano poco, ragazzi, secondo me. Guarda che poi c'hanno l'indole, capito? Tipo del... C'hanno quell'indole strana, poi, i brasiliani. Cominciano a bere, a pippà, a magnà, no? A andare a troie, non lo so. Donna, ma viditi, però. Bello, bello ciotto, Mavididi. Bellissima sta palla. Fantastico. Mamma Sorloth, mio fratello! Hai sentito gli audio della tipa su Zaniolo? Mi immagino volpato in macchina in stile Zano Mazzarri che aspetta Nicolò. Li ho sentiti questi messaggi iconici. Ah, a me l'ha mandato Axelone. Oh, ma come giallo? Ormai sono prevedibile in basso a destra. Devo cambiare lato. Ormai mi hanno visto tutti tirare lì. Gioco con gli italiani, devo tirare le stecche. Mavididi! Bello! Oh, ma sta squadra gli ha molla seria, oh! Ah! Oh, Mavididi! Sorlottino! Non ce posso minimamente credere, ragazzi! Non ce posso credere! Ma cazzo ha fatto a mangiarsi il gol da merda Sorloth, puttana Eva, regà! GG, brother. Madò, che palletta de Sorloth. Beccatevi il cross tedesco, va. Beccatevi il cross tedesco. Sorlottone è partito. È infermabile.
caricato troppo e non ho fatto il time finish, mannaggia. Bravo. Oh, bello, sorlottone. Guarda quanto cuore. Air German. Ok, bene, godo. Benissimo. 7, tocca fa 10-0, let's go. Mi spieghi il senso di giocare con Sorlot davanti con 40 milioni di crediti? Ti sto dimostrando che una persona si può divertire anche con poco. E poi tra l'altro sto Sorlot è fenomenale, ragazzi. Mamma mia, Gersigno. Bravo, Francone, il criminale. Frankowski, il criminale, c'è. Mi serve lo scatto di Haaland. Palla a Sorlot. Gol. Ma perché questo Ronaldo il fenomeno lo faceva? No! Ha capito Mavididi? Ma che è sto meme de Bolasi, regà? Bello. È roba di TikTok? Buono, buono. Almeno so chi devo bannare in stream. Madò, Sorlot. Madò, Sorlot. Mazza cazzone, mazza che bello Courtois. Sta a parà tutto, è un fenomeno. Mavididi! Bravo! Così ti voglio! Ma tira, oh! Mamma mia, non m'ha tirato manco di prima. Becca dei Mavididi, che palletta al signor Luka Modric. Modric molto meglio in un centrocampo a due, raga. Quanto ti hanno dato per dire che Mavididi è forte? Mi hanno dato le mani. Come puoi vedere, secondo me da old gen non possono circolare. Cioè, né lui né Sorlot, tipo, capito? Cioè, avete un meta troppo diverso, regà. Oh, Luka Modric d'esterno. GG. Comunque non è possibile che agli streamer danno più di 10 doti, mentre a chi è più forte tipo me, che faccio 18 win in VL con una squadra da solo 8 milioni, non mi dà neanche un toti. Ve Fede, infatti, incredibile, oh. Non ci ho messa la macchina di tua madre dentro sto gioco, no. Io senza i stream magari avessi una squadra da 8 milioni. Vatta a vedere le squadre che c'avevo io al tempo, va. Vatti a vedere le squadre che c'avevo io ai primi tempi di YouTube che non spendevo una lira, altro che 8 milioni. Bello! Sono tempi diversi, è vero. Cioè, allora, c'è da dire una roba che secondo me non ve potete lamentare, sotto un punto di vista. Molti di voi che giustamente... giustamente non shoppano, perché non lo dovete fare, bravi ragazzi. Avete delle grandi squadre, perché secondo me in questi anni il drop rate è molto più alto. Secondo me, se siete intelligenti e magari fate pure un po' di compravendita, è fattibile. No, rosso! Ah! Ma che cazzo si venda a fa? Questa è la vera domanda attualmente. No! Si vede che è la decima, regà! Sorlot che se magna sto gol! Si vede che è la decima partita!
Sorlot! Il mostro! Mamma mia, guarda come si trovano, guardali! Sorlot! E comunque il miglior giocatore di questa squadra è stato Sorlot, eh? Mamma mia, Marquez, che giocatore, oh! Che squadretta, oh! Ma vedi! Oh, zirga, c'è una... Sorlot! Let's go! GG! Oh, stiamo 30-0, raga! Che dito, lo metto nel counter, boom! 30-0! Se contiamo le qualifiche anche della scorsa volta, sei 40-0! Porco zio! Metti subito 40-0! Tiè!